qua. No, no, nessuna aria, aria, aria. Adesso il castigo te l'ho sempre ridato tutto. È freddo, mi dispiace, Ilari. Così ti impari. Se canto forte, mio papà mi odierà. Papà, devo andare al bagno. Che è successo, Ilari? Sono invecchiata. Ti sei invecchiata? Ilari, ma tu hai i capelli bianchi. Adesso li metto a sveglia a letto e messa se sarà tardi. E io non andrò a scuola. Oh, papà, buonanotte. 2 hours later. Ilari, cosa? Quanta fretta! Ilari, andiamo a scuola! Ilari! Per andare a scuola, non andare a scuola. Ilari, scusami, ma sono 8:30. Cioè, non lo so, che qualcuno ha... Io ho messo la sveglia alle 7:30. È fatto tardi, tu si vede. Sì, vabbè, ma scusami, ma se tu stai in piedi, intanto spero che ti sia preparata lo zaino. Ilari, è tardissimo. Scusa? Papà, ormai è tardi. No, Ilari, se ci sbrighiamo facciamo ancora tempo ad andare a scuola. No, veloce. È tardi. Ilari, ma senti un po' una cosa. Ma... non sarai stata mica tu a manomettere la mia sveglia, vero? Spero proprio di no. No. Ila? Sei sicura? Scusa, papà! Ilari, dove vai? Ilari, perché scappi? Ilari, perché stai scappando? Ilari, se scappi vuol dire che... ma mica sarei stata tu! Adesso! Che cosa? Non c'è nulla da ridere! Ilari, sei già scappata l'altro giorno da scuola, te lo devo ricordare? Che sei scappata con Gabriele da scuola? Io veramente mi accomando già. Cosa? No! Vieni qui! Lo sai che cosa ti dico? Beh, ecco, brava! Brava! Hai trovato proprio un bel nascondiglio, lo sai perché? Visto che sei scappata da scuola, sei scappata nel bosco, sei scappata con Gabriele, è arrivato il momento di prendere un bel castigo, Ilari. Lo sai qual è il castigo? Sì, sì, mia cara. Vieni qui. Vieni qua. No, no, nessuna aria, aria, aria. Adesso il castigo te l'ho sempre ridato tutto. Aia, aia. Ma cosa vuoi fare? Cosa voglio fare? Sarai chiusa fuori nel balcone fino a domani a quest'ora. Che cosa? Provo a mandarmi? Beh, certo che ci provo a mandarti. Ciao, bella! Oh. Che cosa hai? È freddo, mi dispiace, Ilari. Così ti impari a fare tutti questi capricci. Perché a me mi stai facendo diventare matto, ragazzi, Ilari. Ma ora rompe anche la finestra. Ora sta rompendo la finestra. Ma non sei un canguro. Ma guardate, sta rompendo la finestra. È pazza. Ma voi siete mai stati in castigo? Quale punizione vi hanno mai dato i vostri genitori? Scrivetemelo nei commenti, date il coraggio. Cioè, datemi un'idea. Finalmente. Beh, visto che oggi Ilari non va a scuola e punizione lei fuori, visto che lei è in punizione, finalmente posso dedicarmi a quella cosa che mi piace di più al mondo, cioè non fare nulla. E quindi mi metto sdraiato a giocare al telefono. Oh, che noia, Ilari! Quanto strilla fuori questo balcone! Che c'è? Cosa? Se ti ascolto, dimmi, cosa vuoi dirmi? Delle cose per sopravvivere? Cosa devi prendere? Thank you.
va bene, giusto perché effettivamente stare in balcone così... Che cosa sta facendo Hilary? Si sta dando alle pulizie. Meglio così, almeno passa il tempo. Però va bene, la farò entrare solo una volta per prendere l'occorrente. Giusto perché effettivamente, ragazzi, fa molto freddo fuori. Forza! Ti dico una cosa, cara. Ascoltami. Hai solo 30 secondi per prendere quello che ti occorre per sopravvivere fino a domani. E parte, guarda che disastro qui dentro. Che cosa stai prendendo? Che... Ah, stai sistemando la camera? No, sto prendendo il necessario. E che cos'è il necessario? Ma le tartarughe! Che cosa fai con le... Ma tu fai delle porti fuori? Ma Ila, ti casca! Ma poverine! Quanti secondi mancano? Cosa? 10 secondi! Ti mancano solo 10 secondi! Ma che cosa fai con i libri? Non ti ho detto che puoi portarti una casa! Devi soffrire al freddo fuori! No, ma la stai distruggendo! Ti ho detto sbrigati perché tra poco non avrai più nemmeno la tenda da portarti fuori. È scaduto il tempo, Hilary. Ok, Hilary, ci vediamo, sai tra quanto? Tra quanto? Tra 24 ore. Ciao, mia cara. A dopo, mia cara. Anzi, a domani. Ragazzi, stavolta l'ho combinata proprio grossa. Sono così cattiva. Guarda che bello sto fuori. Proprio bellissimo. Sto scordando anche di prendere una coperta. Sto dormendo. Hilary, che cosa fai dentro casa? Che cosa fai dentro casa? Ehi, vieni qui! Questa volta ti chiudo meglio, guarda, ti chiudo proprio a chiave, non mi fido di te. Ecco qua. Questa volta non uscirà di certo da quel balcone. Ma che cosa sta facendo? Ma che cosa sta facendo? Perché ha messo fuori tutti i giochi? Ragazzi, io mi metto a dormire perché è quasi sera. Ah, ho proprio freddo. Buonanotte, ragazzi. One hour later. Mi sto annoiando, canto un po'. Alle male. Ragazzi, scrivetemi nei commenti se quale canzone canto. Qual è la vostra canzone preferita? Chi verrà che sta che mi troverai, ai ai ai, sta che mi troverai, ai ai ai, meglio perderese. Se canto forte mio papà mi odierà. Aleri magumes che malandu marumelli, adiume di ali, ali ali ali. Un'idea. Ora gli dico che devo andare al bagno, così lui mi aprirà. Papà, devo andare al bagno! Ancora che mi sta chiamando? Dice che devo andare al bagno. Va bene, vado a vedere. Papà, devo andare al bagno! Che cosa c'è, Hilary? No, veramente, devo andare al bagno. Hilary, sei sicura? Va bene, solo per questa volta. Veloce, hai 5 secondi per andare al bagno. Veloce, 5, 4. Adesso mi metto qui fuori la porta. Aspetto proprio quanti secondi ci metti. Anzi, do 5 secondi. 5, 4, 3. Ragazzi, mi devo mettere qualcosa. Adesso mi sono stancato. Adesso apro la porta prima che tu combini qualche cosa. Prima che tu scappi dal bagno. Perché di stare 24 ore fuori in castigo. Forza, vieni fuori. Che è successo, Hilary? Ma sarà invecchiata. Ti sei invecchiata? Hilary, ma tu hai i capelli bianchi. Hilary, ma sei diventata anziana. Sei diventata una vecchietta con i capelli bianchi. Oddio, scusami. Oh, me. Hilary, scusami, non volevo. Non sapevo che il freddo probabilmente faceva invecchiare. Ma come ti senti adesso? Con
Oddio, scusami, Hilary, scusami. Ok, Hilary, vado a prenderti subito la coperta, scusami. Hilary, ti ho preso una coperta, però mettiti a letto. Hilary, mettiti a letto, Hilary. Non sapevo, perdonami, scusami. Copriti, copriti, che fa freddissimo. Posso dirti una cosa? Dimmi, dimmi, scusami. Vai un attimo, si scarmi la tenda. Eh? Però si la tenda. La tenda? Sì, ok, ok, però tu mi prometti? Fai una cosa, mettiti a dormire, Hilary, mettiti a dormire, ok? Oh, mamma mia, mi dispiace da morire che ho trattato male Hilary, anche se ha fatto un casino anche qui fuori, eh? Fuori. Oh, che caldo. Allora, un bel lavoro. Ragazzi, devo scappare da casa. Ciao. No, pensavo che probabilmente stare al freddo fa male alla pelle, quindi fa diventare più vecchi prima, non lo so. Vabbè, lascio qui queste cose, vado a pensare a Hilary che è meglio, forse. Hilary, scusami. Scusami, papà non voleva. Ti sei già addormentata? Hilary. Ma oddio, sono preoccupatissimo, Hilary, ti svegli? Io non pensavo che proprio Hilary, perdonami, svegliati. Che cos'era questo rumore? Scusami, tu che cosa stai facendo qui? Stavi scappando? Hilary, ma se tu sei qui, chi è quello? Togli le coperte. A me non mi fa affatto ridere questa cosa. Adesso, mia cara, ritorni subito fuori. Dammi l'orecchio. Dammi l'orecchio immediatamente. Rimarrai fuori. Ma prima sistemi la casa fuori e vengo anche io. Va bene, Hilary, te la aggiusto solo perché dovrei passare tutta la notte lì. Altrimenti te la lasciavo anche rotta, guarda. Va bene, papà. Vai, vai. Ma io nemmeno la vedo tanto rotta. Sta forse un pochino qua. Ehi, Hilary! Spero stai scherzando! Spero stai scherzando! Aprimi! Hila, aprimi! Chiudiamo i canali YouTube! Non facciamo più video su YouTube! No, 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 no! Ora se te lo meriti, bello! Mi apri? Che stai facendo? Aprimi! Dove va? Che cosa sta facendo? Il mio telefono! No, non ti apro! Sono con poco terreno. Libererò papà se lo arriveremo a 3000 like. Se anche oggi siete divertiti con questo video, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e vediamo domani un altro video. Ciao!